Saluto da Ivan di PacoDigit. Oggi torniamo a parlare di macchine fotografiche. Lo facciamo con uno dei prodotti, a mio giudizio, più interessanti presentati dall'inizio dell'anno. Sto parlando della Canon G1X, una macchina che Canon sembra aver presentato quasi per contrastare questa imponente crescita dei sistemi mirrorless ormai presentati praticamente da tutti i concorrenti e che Canon invece non ha ancora presentato sul mercato. Non so se questa G1X vorrà essere una risposta definitiva e alternativa alle altre mirrorless o se fungerà da ponte per un sistema anche di Canon di macchine prive di specchio. Intanto diamo un'occhiata a questa macchina. L'elemento che secondo me vale subito la pena di sottolineare è la dimensione del sensore. Questa G1X di fatto va ad affiancarsi in realtà ad un livello superiore alla G12, che già era una compatta di altissimo livello. Il motivo principale di questo posizionamento è, come dicevo, da ricercarsi nel sensore. Canon ha progettato un sensore di nuova generazione con delle dimensioni veramente generose, tanto che le misure caratteristiche di questo sensore sono appena appena più piccole del sensore APS-C che Canon monta sulle sue EOS. Quindi naturalmente andando a beneficiare di tutti i vantaggi che un sensore con dimensioni così importanti può regalarci per ottenere delle immagini di buona qualità. Mi riferisco principalmente al contenimento del rumore. L'elemento che più differenzia questa G1X dalle concorrenti mirrorless è dato da questo obiettivo. L'obiettivo è un obiettivo non rimovibile, quindi fisso, comunque con un valore di luminosità piuttosto interessante. Stiamo parlando di 2,8 e 5,8 con misure caratteristiche 28-112 equivalenti, quindi siamo in presenza più o meno di un 4x di moltiplicazione. Il controllo dello zoom non avviene come sulla gran parte delle mirrorless tramite il controllo sul barilotto, ma un po' come avviene sulle normali compatte tramite questa levetta che è coassiale al tasto di scatto. Di fatto Canon ha proposto anche lei una sua ibrida. Questa è assolutamente una macchina ibrida che ha delle caratteristiche per quanto riguarda la qualità dell'immagine assimilabile a una reflex, ma inserita in un corpo macchina direi decisamente più piccolo di una reflex, ma anche abbastanza più grande di ciò che si intende comunemente per compatta. La macchina ha un peso anche abbastanza importante, siamo intorno al mezzo chilo, quindi non è leggerissima. Le dimensioni sono 117 mm in larghezza per 80 per 65. Una volta accesa vedremo fuoriuscire anche in maniera piuttosto importante la nostra ottica. Vediamo se. Questa diciamo che è l'estensione massima che potremmo ottenere durante l'utilizzo della funzione tele della G1X. Vediamo rapidamente qualche altra caratteristica fisica di questa macchina. Nella parte frontale, oltre alle caratteristiche che abbiamo visto dell'obiettivo, troviamo la luce ausiliaria per la messa a fuoco, la parte frontale del mirino, il mirino è un mirino ottico, un mirino galileiano che permette un'inquadratura più o meno di 2/3 dell'immagine, forse anche un po' di più. Siamo intorno tra il 75 e l'80% dell'immagine inquadrata, quindi certamente non ha la gradevolezza di uso di un pentaprisma, però comunque ci permette di inquadrare l'immagine in modo reale.
Questa è una rotella di regolazione che troviamo già convenzionalmente anche su altre, sulle Canon Reflex. Nella parte superiore troviamo tasto di accensione on-off, tasto di scatto della fotocamera. Come dicevo prima, abbiamo anche la levetta di regolazione del nostro zoom. Abbiamo una presa per un flash esterno da poter aggiungere. Questo piccolo tasto che ci permetterà di sollevare il flash, che quindi tramite questo meccanismo andrà a raggiungere un'altezza tale da non interferire con l'ottica quando essa è completamente estesa. Abbiamo poi queste due rotelle di regolazione delle funzioni della macchina. Sono due rotelle, anche queste, che sono coassiali. Sulla prima troviamo tutte le varie possibilità di regolazione della nostra macchina, partendo da un completo automatismo a tutte le funzioni preprogrammate, naturalmente arrivando anche al completo manuale. La seconda rotella invece ci permette di variare i valori dell'esposizione. Parte posteriore della macchina, anche qui direi che ci sono diversi motivi di interesse. Il mirino di cui abbiamo già parlato prima, dotato anche di regolazione diottrica naturalmente. Questo è il tasto che ci permette di riprodurre i contenuti della macchina. Questo è il tasto rosso che permette di avviare la modalità video. A questo punto è necessario anche spendere due chiacchiere sul extra sul sensore. Dopo aver parlato delle sue generose dimensioni, dobbiamo dire che è un sensore CMOS da 14 megapixel, che ha tra le sue caratteristiche anche quella di poter eseguire video in modalità Full HD 1920x1080 punti. Il frame è 24 frame al secondo. Purtroppo l'acquisizione della voce è mono. C'è però la possibilità di agganciare anche un microfono esterno. L'avvio della registrazione, come dicevo, parte premendo questo tasto rosso. Altra cosa molto importante di questa macchina è il pannello LCD posteriore. Un pannello da 3 pollici con una risoluzione piuttosto importante, siamo a 920.000 punti, quindi un pannello veramente ben fatto, con dei bei colori, e che può sfoderare anche questa caratteristica di essere completamente incernierato, quindi lo possiamo richiudere quando non ci serve o quando la macchina è in funzione, in modalità di riposo, ma ci può anche venire naturalmente molto utile per ottenere delle immagini molto particolari. Possiamo quindi posizionare la macchina in posizioni inconsuete. Potremmo usare in questo caso il monitor come mirino anche appunto in situazioni particolarmente difficili. Nella parte destra abbiamo anche quest'altra batteria di tasti. Questo tasto ci permette in prima funzione di regolare la posizione della messa a fuoco, in seconda funzione funzionerà come un cestino. Qui avremo il blocco dell'esposizione, abbiamo poi questa rotella che ci permetterà di controllare i valori ISO, il funzionamento del flash, le modalità anche qui della messa a fuoco se volessimo usare per esempio le funzioni macro. Qui potremo controllare le informazioni del nostro display, regolazione dell'esposimetro e il tasto menu, che ci permetterà naturalmente di entrare all'interno del menu della nostra macchina per regolare tutti i settaggi a nostro piacimento. Nella parte destra troviamo anche questo piccolo tappo di gomma che una volta aperto ci permette di avere accesso alle porte di connettività, quindi porta HDMI, l'altra porta di collegamento, e potremo poi chiudere il nostro sportellino. Nella parte bassa della macchina troveremo un attacco di metallo per il nostro treppiedi e nella parte bassa anche questo piccolo vano per la batteria e per la scheda di memoria SD. Bene, cosa dire di questa macchina? Direi che anche a livello di costruzione è veramente molto ben fatta. Abbiamo un'alternanza di materiali metallici, plastici e gommati che la rendono molto gradevole al tatto e estremamente solida anche da maneggiare. Come dicevo prima, non è una macchina di quelle che si può definire
una compatta sui generi, certamente non ci sarà nella tasca dei pantaloni e difficilmente anche nella tasca di un cappotto. Certamente è una macchina che in mani esperte o comunque appassionate di fotografia può regalare delle buonissime soddisfazioni. Naturalmente, come tutte le vie di mezzo, deve sopportare qualche piccolo compromesso. Direi che quelli da segnalare di più sono il mirino ottico, che è vero che è un mirino ottico, però non è esattamente comodo da utilizzare e inquadra in maniera molto parziale l'immagine che stiamo valutando. La regolazione dello zoom avviene su questa levetta. Personalmente preferisco sempre poterlo comandare dal barile. Lo zoom, la messa a fuoco è una messa a fuoco con dei tempi medi, ma certamente si può ambire a qualcosa di un po' più veloce. Detto questo, come dicevo, questa macchina permette di realizzare delle foto con una qualità che è rarissimo, direi forse impossibile da raggiungere con delle compatte vere e proprie. Forse ci si può arrivare con le attuali mirrorless. Il vantaggio di questa macchina è di naturalmente di essere una sorta di all in one. Io confesso che continuo a nutrire diverse perplessità per quanto riguarda i sistemi mirrorless, perché se l'idea è quella di voler avere dei corpi macchina compatti, ma poi bisogna avere dietro tutte le ottiche di ricambio o anche le ottiche più piccole, hanno comunque un'escursione piuttosto importante rispetto al corpo macchina, forse si va immediatamente a contraddire l'idea che ha portato alla nascita di questi sistemi. Questa G1X ha almeno il vantaggio di essere una macchina all in one, così come la vediamo, comunque con delle prestazioni veramente veramente di primo livello. Queste prestazioni hanno un costo anche piuttosto importante, che penso sia che po penso possano portare a una riflessione in fase di acquisto, perché stiamo parlando di una macchina che costa oltre 700 euro, quindi è un prezzo piuttosto importante, superiore ad alcune reflex entry level, quindi certamente è una macchina che probabilmente può andare in mano o di qualche professionista, di qualche fotoamatore molto evoluto, che abbia già dei corpi macchina più evoluti di questi e che quindi voglia prendere una macchina di dimensioni più compatte ma con delle altissime prestazioni. Bene, io direi che per questa prima rapida presa di contatto con la Canon G1X possiamo fermarci qui. Permettetemi di ringraziare, come ho fatto altre volte, la ottica Astarita di Piazza Castelli a Milano per averci messo a disposizione questo esemplare della prova e per partecipare così attivamente alla vita del nostro blog. Un saluto da Ivan e alla prossima.